Salve a tutti e benvenuti qui su Lair Step. Oggi andiamo a vedere come suonare più strumenti utilizzando una sola clip MIDI. La cosa bella di questo sistema è che possiamo andare a modificare una sola clip MIDI che poi invierà ovviamente queste note su più strumenti. Non dobbiamo ogni volta andare a modificare tutte le varie clip, se abbiamo tipo 5, 10 appunto strumenti, non dobbiamo modificare tutte le clip se abbiamo fatto una modifica, se vogliamo modificare tipo degli accordi, perché lo facciamo soltanto in una clip. Ovviamente stiamo parlando di quei suoni che condividono le stesse note, le stesse, appunto gli stessi accordi, di quello che è. Quindi se dobbiamo fare appunto un layering, quindi suonare più strati, più suoni, utilizzando questo sistema ci permetterà, ecco, di farlo in un modo più comodo e rapido. Ovviamente questa cosa possiamo farla anche con la nostra tastiera MIDI, perché se configuriamo questo appunto routing, questo tipo di collegamento, noi possiamo farlo anche con una tastiera MIDI, perché con la tastiera MIDI noi possiamo suonare appunto più strumenti. Quindi possiamo fare questo layering. Ora lo capirete bene quando andiamo a vedere il tutto all'interno di Ableton, però vi ricordo che ci sono qua i capitoli, c'è la descrizione con i vari link e poi c'è anche il tasto iscriviti, appunto, per potervi iscrivervi e rimanere sempre aggiornati. Ora andiamo subito all'interno di Ableton, così andiamo a vedere meglio questa cosa. Io qua ho preso tre tracce MIDI con tre suoni diversi. Qui abbiamo un piano, qui abbiamo un brass e qui abbiamo una stringa. Ora qui abbiamo anche un plugin scaler, che poi magari questo lo utilizziamo dopo, così non ci confondiamo. Abbiamo questi tre suoni. Io voglio avere una sola clip MIDI nella quale ci metterò, che ne so, degli accordi. Con questi accordi, se c'è magari qualcosa che voglio modificare, ecco che lo faccio soltanto in quella nota MIDI, in quella clip MIDI. Ora cosa faccio? Vado a creare appunto una clip, ma ce l'ho con questa clip oggi. Voglio creare, andiamo a creare una traccia MIDI, che me la sposto qua in alto, e vado a crearmi anche una clip, questa volta una clip, ho indovinato, quindi D4, facciamo D4 per adesso. Clic destro, inserisci clip MIDI. Perfetto, qua faccio degli accordi, degli accordi così veloci, non fateci caso. Ok, ho creato questi appunto accordi. Ora qua, da qua esco e abbiamo questa nota MIDI che ovviamente non sta suonando niente perché al suo interno non c'è nessun tipo di strumento. Però adesso io cosa faccio? Invio queste note MIDI su questi tre, ovviamente, appunto suoni, su queste tre tracce MIDI, dove ci sono al suo interno, come vi dicevo, c'è il grand piano, il brass e poi questa stringa. Come si fa? Allora, ovviamente non possiamo mandare l'uscita di questa traccia MIDI nelle altre, perché qua possiamo scegliere soltanto appunto un'uscita, soltanto una traccia, ma dobbiamo farlo dall'input delle varie tracce. Quindi vi ricordo, anzi ne approfitto per dirvi che ho fatto dei video per quanto riguarda il routing, gli input, gli output. Abbiamo visto come registrare da una tastiera MIDI, abbiamo visto come registrare da un plugin MIDI, da un dispositivo MIDI. Vi ho fatto vedere veramente di tutto e quindi vi lascio tutto quanto in descrizione, mi raccomando. Allora, in questo caso appunto andiamo sul primo input e gli diciamo di prendere appunto il segnale non dalla mia tastiera MIDI, ok, non da un segnale esterno, ma da quello interno, e quindi scegliamo uno MIDI. Poi qua lasciamo va bene post mixer. Stessa cosa facciamo con le altre tracce, uno MIDI. Magari poi qua ci metterò un nome che mi fa capire bene cos'è questo uno MIDI. E quindi ora, appena faccio partire, non si sente niente perché il segnale si sta arrivando. Vedete che qua arriva quello di questi accordi, si vede a malapena, però non arriva dentro appunto le varie viste delle altre tracce. Vedete che qua non arriva, il puntino non appunto vengono illuminati. Come faccio? Beh, o mi metto in su tutte le tracce, direttamente faccio il monitoraggio su in, oppure armo le tracce. Io direi che è meglio fare in, perché se armo la traccia, quando poi registro andrò a registrare anche su queste tracce. Quindi se faccio in, guardate, bellissimo, ecco qua, con una clip sto suonando tre strumenti diversi. Questo appunto è il layering. Ovviamente se volete fare degli accordi diversi, delle note diverse, questo metodo non funziona. Però capita, che ne so, quando facciamo tipo dei bass, quando facciamo appunto un basso, io a volte faccio sempre le stesse note per tutti i vari layers che metto.
E quindi questo metodo può risultare comodo. Infatti, se adesso qua modifico, sposto questo, si spostano tutti. Con la comodità io di poter, in questo caso, abbassare il volume, andarmi a regolare i vari suoni, metterli in sole e fare altre appunto modifiche. Questo è appunto come appunto fare, come prendere il MIDI da una sola clip MIDI. Ovviamente questo funziona anche se mettete tipo un arpeggiator, un effetto MIDI in generale, tipo prendo appunto questo arpeggiator, lo metto sulla traccia numero 1, ovviamente quella che poi invia il segnale a tutte le altre tracce, non è che invia, però le altre tracce prenderanno il segnale appunto dalla traccia numero 1 MIDI. Metto appunto un arpeggiator ed ecco qua. E questo facendo l'arpeggiator per tutte le tracce. Ovviamente, se io invece voglio fare l'arpeggiator solo sulla traccia tipo del piano, benissimo, prendo l'arpeggiator e lo metto soltanto sulla traccia del piano. Faccio ascoltare il piano. Ed è che c'è qua già una cosa, perché quando io metto in solo non si sente niente. Perché? Perché questo? Perché abbiamo messo post mixer. Se noi mettiamo direttamente post FX, ok, quindi da qua mettete post FX, così almeno potete mettere in solo le tracce. Ecco, questa è un'altra cosa da fare. Input come monitoraggio su in, cioè no input monitoraggio, ma in nel monitoraggio, e poi post FX. Così anche se mettete in solo, il segnale MIDI arriva lo stesso, ok? Perché non è post mixer, quindi il mixer è questo che abbiamo da questa parte. Qua ci abbiamo questo, ci abbiamo la stringa. Perfetto, qua arriva tutto, solo che qua io ho messo l'arpeggiatore su questo piano. Ecco. Ok, perfetto, funziona. Ovviamente io posso farlo, come vi dicevo, mamma mia la voce, posso farlo appunto o utilizzando una clip MIDI oppure anche utilizzando una tastiera appunto MIDI, tipo si armo la traccia, adesso invierò. Che bello, guardate, sto inviando il segnale MIDI sulle altre tre tracce che io appunto ho impostato come input, ho messo appunto l'uscita della traccia 1 MIDI, dove appunto sto suonando con la mia tastiera. Ecco qua. Ora posso anche mettere il plugin scaler se voglio appunto utilizzare quello che genera questo plugin scaler. Se non sapete di cosa si tratta, è appunto un plugin che in questo caso appunto genera degli accordi, tutto ciò per quanto riguarda l'armonia, la melodia, qualsiasi cosa. Quindi è un bel plugin completo su tutto ciò che riguarda appunto l'armonia. Ci ho fatto un video completo, se non sapete appunto come si utilizza, vi lascio il link in descrizione. Allora, in pratica, e cosa posso fare? Tanto posso sempre mandare il segnale dalla mia tastiera MIDI, la mia tastiera MIDI appunto esterna, dentro la traccia che adesso si chiama 1 scaler. Ok, su questa traccia perché ho anche armato, quindi arriva anche dentro il plugin scaler. Ok, però non arrivano gli accordi di questo plugin scaler, okay, che ho messo sempre, ricordo, nella traccia numero 1. Quindi gli accordi, se metto in solo, guardate. Perché comunque questo plugin scaler si genera anche delle note MIDI, in questo caso degli accordi, ma anche riproduce un suono perché appunto ha al suo interno anche dei suoni. Ok, se io voglio prendere appunto le note appunto di questo scaler con questi accordi, io posso fare, devo fare così vi faccio vedere. Tanto qua chiudiamo scaler. Ok, perché qua arriva soltanto una nota. Devo andare di nuovo nel selettore dove abbiamo messo appunto post FX, ma questa volta se dobbiamo utilizzare un plugin MIDI dobbiamo scegliere da qua sempre al solito la traccia dove si trova appunto in questo caso il plugin MIDI, ma anche quella che poi ci permetterà di suonare più strumenti, e quindi da qua dobbiamo scegliere questa volta con l'altro selettore Scaler 2, ok, il plugin MIDI che abbiamo messo al suo interno, e dobbiamo farlo anche qua. Perfetto. Adesso sì che arrivano gli accordi generati dal plugin scaler. Vedete che sto appunto suonando più suoni, in questo caso un piano, un brass e una stringa. Grazie al plugin scaler. Possiamo cambiare anche accordi, vediamo cosa troviamo, facciamo così a caso. Tutto molto triste.
e già stiamo in questo caso appunto facendo del layering MIDI. Ora invece di farlo con la mia tastiera MIDI posso farlo appunto con una clip MIDI. Infatti qua ho messo queste note ovviamente saranno inviate appunto dentro il plugin Scaler, poi Scaler farà quel che deve fare, creerà questi accordi che poi invierà appunto a queste tre tracce, anzi sono le tre tracce che prendono proprio il MIDI dal plugin Scaler perché abbiamo impostato nell'input. Ecco qua. Ok. Ok, vedete quanto è comodo in questo modo, con una sola traccia e anche grazie al plugin Scaler possiamo generare queste cose. Ovviamente posso anche registrarle queste note, quindi se armo le tracce appunto che ricevono le note MIDI del plugin, in questo, cioè della prima traccia che si chiama 1 Scaler 2, posso armare le tracce come al solito, così almeno registro le tracce dove appunto sono armate, quelle che sono armate, e poi clicco su questo tasto. Quindi premo qua. Ecco qua che stiamo registrando gli accordi che sta generando il plugin Scaler. Perfetto, ecco qua. Alcuni no, perché ovviamente ho scelto le note sbagliate, però tanto per farvi capire che adesso ho registrato perché appunto le tracce sono armate. Vedete che sono questa traccia, tipo queste tre tracce sono tipo con questo colore qua, diciamo in trasparenza. Perché? Perché c'è il monitoraggio attivo. Quando il monitoraggio è attivo, ovviamente Ableton non può, lo faccio, metto play, non può riprodurre appunto una clip MIDI. Perché? Perché dobbiamo disattivarlo il monitoraggio, oppure dobbiamo, sì, anche se la traccia non è armata, lo stesso dobbiamo disattivare il monitoraggio. Ecco qua, se questo è poi attivo lo stesso, però se in non funziona, deve essere auto oppure off. Ok, adesso sì. Quindi ho catturato le note MIDI, perché magari le voglio modificare qua in modo diverso, però in questo modo ecco non posso andare a fare la cosa di prima, perché adesso ho delle note che appunto non prendono più quella nota centrale, cioè quella nota che ho messo qua, e quindi vedete che... Ok, quindi devo scegliere in questo caso poi di isolare questa traccia e non utilizzarla più nel mio layering. Questo è solo per farvi vedere come anche registrare nelle tracce che abbiamo prima utilizzato per suonare con una sola clip MIDI. Sta poi a voi, ecco, decidere. Io sempre al solito vi do una, diciamo, panoramica generale, così che possiate capire bene quello che fa al caso vostro. In quest'altra situazione invece abbiamo un dispositivo di Max4Live che si chiama Sting, molto bello, che io utilizzo per generare tipo delle note random, che appunto invierà il segnale, anzi come al solito sono queste tre tracce, questi tre suoni che prenderanno il segnale MIDI generato dal plugin Sting, dal dispositivo Sting. Allora come faccio? Al solito, beh, vado nelle tracce nella quale voglio ricevere il segnale MIDI e vado a fare primo selettore e gli diciamo Sting, perché dobbiamo prendere appunto il segnale da questa traccia Sting. Qui abbiamo sempre la possibilità di fare post mixer, io faccio post FX, così almeno anche se metto in solo mi funziona. Stessa cosa faccio qua, anzi vi ricordo che possiamo selezionarlo tutte e tre e poi fare, ops, selezioniamo tutte e tre, così lo facciamo in un colpo solo. Sting, anzi no, mi sa che non si può fare, forse perché questo era così, vediamo. Sting dovrebbe funzionare. Ah, perfetto, era perché una era diversa. E adesso qua ci metto post. E adesso si cambia tutte e tre contemporaneamente perché le ho selezionate. Ora, in questo caso facciamo sempre input, input, input. Anche qua potevo selezionarle e poi cambiare il monitoraggio in un colpo solo. E adesso vediamo. Esatto. Sting funziona anche se non c'è una clip MIDI, quindi genero lo stesso appena faccio play. Mettiamo solo questo. Qua vedo che c'è l'ottava più alta, allora vado in questo 808. E ci metto il dispositivo MIDI, si chiama Pitch, che ovviamente vi ricordo i dispositivi MIDI devono stare prima di uno strumento appunto virtuale, perché lo strumento virtuale deve ricevere sì il MIDI e quindi questa prima parte è tutta MIDI, dopodiché diventa audio, quindi non lo posso mettere dopo perché questo è un effetto MIDI. I pallini, vi ricordate che vi dicevo i pallini, vedete qua che arriva il MIDI, MIDI qui dentro e poi diventa audio, perché ci sono le due barrette, quindi di questo meter, che appunto qua diventa audio. Ora qua magari abbasso l'ottava. Ok, qua va bene, vediamo nell'altro suono. Vediamo qua, possiamo... Magari cambiamo suono, che dite?
questo va bene, questo va bene. Ok, quindi ora vado a vedere l'altro suono, metto in sol. Questo non mi piace. Ma vediamo questo qua. Prendo sempre i suoni di Abel. Va bene, vediamo, mettiamoli insieme. Vado su string e genero un altro suono. Questo magari lo possiamo abbassare di un'ottava. Magari cambiarlo. Vediamo. Mettiamoci questo. Ovviamente non è per creare un suono, questo non è sound design, però per farvi anche ascoltare magari qualcosa di interessante. E mi posso ammettere. Beh, mettere il riverbero non ha senso, però posso gestirmi i volumi come voglio io. Questo lo posso fare per ogni traccia in modo diverso. Posso ascoltare in solo, posso avere sempre al solito, vi dicevo, un controllo generale, quindi uno sting che manda su più bassi per fare un layering. Quindi, per in questo caso, quando vogliamo avere sempre le stesse note, però su più strumenti, quindi non avere più string, o non avere più scalar, o non avere altri tipi di, in questo caso, segnali MIDI. Con uno possiamo gestirne tanti. Possiamo anche registrarli volendo, perché magari lo string ce lo fa solo ascoltare, ma se voglio catturare queste note, magari lo posso registrare in una singola traccia che poi magari mi duplico. Quindi posso armare tipo la traccia numero 6808, registro perché già l'ho armata. Ok, qua ho registrato questa. Ora, ovviamente, vedete che è diventata sempre come prima, in questo caso trasparente, perché c'è il monitoraggio. Albert mi dice: ok, io ti posso far ascoltare un solo segnale alla volta. Quindi, se qua è in, il monitoraggio è attivo, non posso farti ascoltare nel frattempo anche quello che viene da questa clip, e quindi viene disattivata. Però, se metto auto, funziona. Prende il segnale da questa clip qua. Questa me la posso anche duplicare volendo, e in questo caso ritorno sempre a fare le modifiche poi singole. Oppure questa la metto qua, disattivo Sting perché ho trovato le note che mi piacciono, e poi basta. Qua metto in. Magari queste tipo non mi piacciono così lunghe, posso abbassarle. Oppure magari le voglio tipo più corte, allora faccio così. Più veloce? No, troppo. Bello, così più lento ci sta. Ok, e ho una sola clip generata da plugin Sting che poi posso mandare a più, in questo caso, strumenti. Quindi anche qua abbiamo visto tante cose. Ovviamente, se volete vedere gli altri video su come registrare tipo con una tastiera MIDI, quindi abbiamo visto l'input esterno MIDI, oppure se volete anche vedere come registrare tramite in questo caso, l'input MIDI interno, quindi registrando da plugin scaler, registrando da un dispositivo MIDI, eccetera, eccetera. Ci sono i link appunto in descrizione per approfondire appunto questi argomenti. E niente, abbiamo visto invece in questo caso il layering MIDI, quindi suonare con una sola clip MIDI più strumenti, oppure utilizzando appunto la nostra tastiera MIDI che è appunto al solito invia, appunto lo dico un'altra volta così ci ripetiamo all'infinito, su più appunto strumenti. E di nuovo ho detto appunto, vedete. Comunque fatemi sapere la vostra nei commenti, mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, anche lasciate un like e iscrivetevi al canale, va bene? Così almeno potete restare sempre e comunque aggiornati. Io mi sposto, così vi do i saluti e niente, quindi vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto una buona musica. Ciao!